inquadrando il tigre. Bene, inquadra il tigre. Finalmente, ragazzi, buongiorno, siamo tornati alla vigna di Pozzo dell'Annunziata, dove c'è la famosa Barbera Pozzo, quella che viene venduta solo nelle bottiglie grandi come una rata di un mutuo, di un alloggio praticamente. E finalmente oggi, dopo averlo inseguito tanto, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il tigre Davide Voerzio. Un applauso, poi dopo metteremo sotto in sottofondo la frase, quella delle sitcom, bellissimo. Mi agevolo, così si vede la grande... Non avere paura del tigre, che non ti fa niente. Tigre morto, tu filma, perché poi per la protezione animali, mi raccomando. Bene, ciao a tutti. Bene. Ebbene sì, sì. Ci sono anch'io. Dopo tanto tempo, finalmente possiamo avere anche il lato più, sperando che Roby non si offenda, più giovane, un po' più trendy, certo, anche certo, della, certo, della situazione vitivinicola. Cosa stai facendo, Davide? Allora, stiamo facendo la sfemminellatura. Azzo! Vietate minore di 18 anni. Esatto. Sfemminellatura, che cos'è? È chiamata così perché si tolgono delle foglie che si chiamano femminelle. Sì. E perché noi vogliamo la vita uomo, maschio, si femminelli, via, tagliamo. Fuori dalle palle. Certo, via. E quindi praticamente stiamo facendo questo tipo di lavoro. Quindi, sì, da questa parte tu hai, come è adesso, sì, no, vedi che c'è un bel po' di vegetazione, sì, e invece dall'altra parte vedi un pezzo che è già stato sfemminellato. Sfemminellato. Sfemminellato, sì. E quindi vedi che il risultato è molto diverso perché c'è molto, sì, meno vegetazione e i grappoli rimangono scoperti, no? Quindi l'obiettivo, insomma, il motivo per cui... Queste sono? Sì, sì. No, allora no, aspetta, aspetta, no, aspetta, aspetta, adesso ti faccio vedere. Allora vedi che qua non si capisce niente. Giusto. No? Allora, per fare un po' di pulizia, un po' di ordine, si tolgono, diciamo così, delle foglie, tra virgolette, superflue. Anche se non è proprio il termine corretto, sì, però che diciamo che se si tolgono la vita non patisce, no? Quindi praticamente sarebbero queste cose qua. Allora, tu, se tu vai a vedere, adesso io cerco di farti vedere, magari filma bene il tigre che pota, che questa è una prima visione assoluto, eh? Prima visione assoluta. Allora aspetta, volevo farti, allora ad esempio guarda questo, ad esempio questo, dov'è? Riesci a capirci qualcosa? Sì. Tu, allora vedi che su questo tralcio, no? Ad esempio su questo tralcio, tu hai la foglia principale che è questa qua verde, sì? Questa, sì? Sì? Questa qua bella grande verde, sì? E poi hai quest'altra foglia che si è sviluppata praticamente in contemporanea, sì? Che ha dato origine a questo piccolo tralcio che ha delle altre foglie, no? Vedi che si è allungato, è diventato lungo nel corso dei mesi. Sì. Questa cosa qua si può togliere, no? Quindi noi con la forbice la tagliamo, via, e la Raus buttiamo per terra. Questa è una femminella. Vedi che le femminelle sono grandi, cioè sono... Certo, sì, certo. E le femminelle si insinuano all'interno della nostra pianta, quindi noi dobbiamo andarla a cercare, no? Vedi, qua ce n'è una, quindi la togliamo. Questa qua, vedi che qua c'è la foglia principale, questa, sì, è la femminella. Sì. Vedi, non ti sbagli perché ha un colore diverso. Vedi che la foglia, quella, sì, originale, sì, originale, diciamo così, è bella verde. Questa qua è più chiara, no? Sì. Quindi si può fare anche in automatico, quasi senza doverle, a volte senza doverle cercare, perché si capisce dal colore, no? Ad esempio quanto, questa, quindi, sì, dal colore, dallo spessore, si capisce, quindi. E quelle piccole vengono via da sole, cioè basta che tu tiri, senti fare, vedi che senti fare tac, no? Come tac. Adesso questa, mamma mia. Devo usare le forze. Comunque si vede che spiega in una maniera anche più tecnica. Ma io, no, cioè, io sono ignorante come te, cioè, quindi certo, non è... I termini tecnici non li conosco. Vedi questa, e fa tac tac tac, vedi, come va un fatto, gambo, eh? Di sedano, certo, cioè, va via, tac, tac, va via così, vedi, certo, tac, e tu la butti per terra. Qua di nuovo ne abbiamo un'altra, via, no? Ecco, capite dunque... perché si chiama il tigre? Sapete quante persone ci sono in tutta la vigna che sta facendo questo? Nessuno. So, il tigre viene qui da solo e, esatto, giù con le forbici. Da solo, da mezzogiorno alle, sì, due. Sì, certo. Perché a me piace stare al caldo. Certo, giusto.
Nelle ore migliori, quelle quando il TG1 dice di non esporsi, di bere molta acqua, di mangiare frutta e verdura, lui è qui a togliere le foglie, certo. Quindi in questo modo noi andiamo a togliere molta vegetazione, no? Sì. E liberiamo, diciamo così, scopriamo i grappoli, anche perché vedi che in questo momento noi abbiamo già, c'è già stata la fioritura, sì, c'è stata sì. È bellissimo vedere il grappolo così, fallo vedere bene, guarda. La formazione dell'acino, no? Quindi abbiamo già gli acini formati. Facciamo una domanda che farebbero da casa, ma questa uva si mangia? Certo! È buonissima, anzi, domani vendemmiamo. Certo. No? È bellissimo però vederli così, che sono già partiti, effettivamente. Sì, e quindi questo lavoro serve perché in questo modo il nostro grappolo andrà poi a prendere il sole, che è fondamentale per la maturazione, no? Sì. E poi togliendo anche tutta questa vegetazione, tu vai a areare molto, no? Cioè, quindi l'aria passa in mezzo e non ci sono problemi di muffe o robe di questo genere, no? Quindi tu hai un ambiente sano, asciutto e ecco, ventilato. Ma tu adesso stai mettendo giù per terra tutte queste femminelle che ho visto. Femminelle. Una declinazione così un po' femminile. Senti, ma noi le lasciamo poi qui per terra? Sì. E perché queste cosa fanno? Niente, però appassiscono? Sì, appassiscono e rimangono qua, seccano e non danno nessun ma terreno. Servono per il suolo? Ma non hanno questo scopo, semplicemente si tolgono e si lasciano per terra perché va bene così, cioè, perché si fa così? Si fa così e basta, certe cose non si spiegano. Sì, sì. Ah, giusto, sì, rifacciamo vedere come mi dice il cameraman. Quindi, rifacciamo vedere il lavoro finito poi come resta, giusto, sì. Il lavoro finito rimane poi così. Parete, no? Fogliaria e grappoli sotto. Tu hai le foglie, queste qua principali, belle grandi, verdi, no? Che sono quelle che danno poi il nutrimento al grappolo, lo proteggono dal sole e quindi sono importanti. Invece le femminelle vengono tolte, ecco, poi vengono tolte, come potrai vedere, solo in questa fascia qua. Ok. No? Perché la femminella, lei si sviluppa e c'è dappertutto, no? Certo. Dappertutto ci sono le femminelle, quindi tu trovi le femminelle anche qua, vedi? Però queste qua noi non le togliamo. Vedi, se vedi anche questa è una femminella, no? Questa qua però noi non la togliamo perché è sopra la fascia dell'uva, quindi non ci interessa. Serve, no? Per la fotosintesi. Bravo! Oh, andiamo, oh, forza! Io non volevo andare troppo nei dettagli, però serve per ovviamente quello. Anche se ci sono alcuni che dicono che le femminelle in realtà sottraggono zuccheri alla pianta, però ci sono pareri discordanti. Certo. Tu questo certo. Lo sapevi, no? Sì, no, io lo so che le femminelle sottraggono, sì, quello lo sono sentito dire. Sottraggono energie. Lo so. Certo. Ma questo lavoro tu è la prima volta che lo fai quest'anno? Sì, allora questo lavoro qua si fa una volta l'anno. Una volta l'anno. Boh. E generalmente si inizia verso i primi 10 giorni di giugno. Iniziamo con questo lavoro e lo facciamo su tutti i vigneti. Ok. E terminato questo lavoro ci sarà poi il diradamento. Quindi importante che si fa tutti gli anni. Vedi, si vede anche che c'è questa arietta che tira. Sì. Praticamente siamo tornati nel vigneto in Cerreto nuovo di Barbero, dove ci eravamo lasciati quando avevamo la maglia del Milan che stavamo aspettando, e stiamo dando i viti e le coccole alle piantine nuove, come vi avevo detto allora. Praticamente le stiamo fresando la seconda volta, abbiamo già passato un rip per sollevare la terra perché entra il caldo che aiuta a sviluppare le radici. Le abbiamo già zappate una volta, adesso facciamo questo lavoro e poi le zappiamo una seconda volta, adesso vi faccio vedere. Perché non è vero che i grandi viticoltori non zappano. Sì, adesso devo dire che per la verità è la sottospecie del sottoscritto, che si chiama sottospecie Langhetta. Langhetta. Perché noi qui abbiamo il langhetto, che sarei io,
poi abbiamo il Roerino, che sono quelli del Roero, e poi abbiamo i Monferrini, gli Astigiani. Certo. E ognuno ha le sue abitudini, i suoi vizi e le sue virtù. Quindi adesso sarebbe l'ora della Fenichella, adesso oggi. Ma possiamo dire oggi, che in questo momento sì, tutti i grandi produttori di langhe, i grandi nomi sono... Dormono, stanno dormendo. Ah, ecco, dormono, certo. La Fenichella. Io mi sono svegliato prima per prepararmi e per scaldare i muscoli, sì, avere la faccia un po' sofferente, ho già zappato mezzo, sì, filare. Adesso mezzo sono, filare. Adesso sono pronto, eh. Vedi, delicatamente, vedi, così si muove la terra. Ragazzi, guardate! Noi facciamo questo perché? Facciamo questo lavoro perché dobbiamo muovere la terra, che così permette al sole, al caldo, di andare a finire in profondità sulle radici, e le radici così si sviluppano, crescono e possono far salire la vegetazione. Nonostante faccia un caldo pazzesco da tanti giorni, perché comunque siamo intorno al 20 di giugno, ed è anche un po' che non piove, guardate, muovendo la terra effettivamente, sì, Roby, si vede che sotto è fresca. È fresco perché ha piovuto fino a un mese fa, eh. Poi qui noi abbiamo un tipo di terreno che noi diciamo che è sciolto, ci sono 3-4 metri di terreno sciolto, poi c'è la lastra di tufo azzurra oppure bianca, no? E, però i primi 2-3 metri sono abbastanza sciolti, eh. Qui è come zappare nell'orto, perché vedi che la terra è finissima, non fai nessuna fatica praticamente. La maggior parte di quelli che ci stanno seguendo in questo momento sanno esattamente di che cosa stiamo parlando. Io stesso non so quante ore ho passato zappando, sì, Roby, sì, non te lo nascondo, credimi. Sì, guarda, sì, sì, Stefano, proprio, non te. Stefano, prima che il buon Elio Rossetto lo assumesse a Wine Gallery, era uno zappatore. Era uno zappatore. Anche adesso lo sono rimasto. E però zappava soprattutto in alta langa, certo, verso la montagna, ma dove certo, è più fresco. Certo, giusto. Zappava su dei castagni. Giusto, giusto, certo. Roby, adesso dopo da qui ci spostiamo e facciamo vedere due o tre altre cosette, ma adesso siamo in un periodo dove facciamo dei lavori che sembrano, diciamo, un po' banali. Togliamo le foglie la prima volta, la seconda, poi togliamo le femminelle, togliamo i fili, una coppia di fili paralleli che abbiamo messo. In realtà sono lavori che hanno pari importanza come tutti gli altri, però sono un po' meno visivi, no? Sembrano un po' più stupidi, come si può dire. Sì, no? Sì. Per quello che noi anche siamo qui, io soprattutto, per cogliere anche questi aspetti, che però sono molto importanti perché sono quelle cose che magari uno pensa che non si fanno, ma in realtà anche questo, sì, è come, fondamentale. Sì, è come quando in cucina lo chef sbuccia le carote, no? E c'è un lavoro stupido, però sì, non è che si possono mangiare senza, no, bucciate, no? Quindi noi siamo in una fase un po' transitoria, ma comunque sempre importante. È notevole come siamo stati qua 2 mesi fa, che si mettevano le barbatelle dentro, sì, e effettivamente guardate già, sì, che c'è pianta, eh? Sì, sì, cominciano ad avere i loro tralci, sì, lunghi anche 20 centimetri. Noi nel frattempo gli abbiamo fatto 2 o 3 trattamenti per la terra nostra, per le malattie, e come vi ho detto allora le stiamo popolando, stiamo popolando. Abbiamo visto una cosa molto interessante. Ma soprattutto, spero ma certo, assolutamente. Quindi ringraziando Davide anche per aver fatto questa prima assoluta sui network di tutto il mondo, noi lo ringraziamo. Ringrazio tutti, l'ufficio stampa, la produzione, gli agenti, l'ufficio stampa di Davide che è stato così gentile. Grazie. Vabbè, i cameraman, la troupe, certo, assolutamente. La prossima volta che ci vediamo, dove potremmo vederci per fare cosa? E la prossima volta, guarda, ci sarà poi il primo diradamento. Una cosa, sì, sì. Sarà durissimo, solo il pensiero sono stanco. Andiamo sul difficile. Certo, bene. Quindi ci rivediamo magari a metà intorno al 20 di luglio. Ma che bello, bene, bene. Se specialmente ci sei, io so. Sì, ci sono. Tutte le donne anche saranno molto contente di poter vedere Davide sullo schermo. Ci vediamo presto, bene. Allora Davide, grazie, a presto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.